Proprio adesso mi ricordavo dell'aspirante stregone, il cortometraggio che vede come protagonista Topolino, che vuole realizzare i migliori trucchi del suo maestro, uno stregone veramente molto potente. E finisce invece per essere vittima, soggiogato degli effetti che tira in ballo. Come dire, di che stiamo parlando? Ebbene, l'avete capito ancora una volta. Di chi si improvvisa esorcista? Di chi si improvvisa stregone, bruciando tutto, bruciando qualsiasi cosa, veramente in forma sconsiderata. Ai ai ai, Matteo Montesi, ma che mi combini? Ma che fai? L'apprendista stregone, che poi ti può andare come è andata a Topolino. Hai visto mai? Come gli è andata a Topolino? Un disastro. Voleva superare il suo maestro. E allora ha formato un esercito di scope. E ha finito con l'inondare il castello. Tu invece giochi col fuoco. Capito? Tu giochi col fuoco. Ma ognuno fa quello che più gli riesce meglio. Incredibile. Incredibile veramente. Però stanno così le cose. Che ci si può fare? La gente a volte impiega queste conoscenze per proiettare nel mondo esterno ciò che ha nella sua testa. E a volte non ha nulla, o a volte ha troppe ombre, troppa oscurità. Troppi fantasmi, troppi demoni che lo attanagliano. Mannaggia. Ebbene sì, è questa la verità. Non tanto complicata, non tanto difficile da capire, che la gente è alla ricerca di un protagonismo. Capito? Di un protagonismo e non sa che fare. Naturalmente io vi auguro di avere a quest'ora della notte, mezzanotte 36, un felice fine settimana. Faccio questo nuovo radioprogramma della mezzanotte per augurare a tutte e tutti voi di iscriversi al mio canale di YouTube e anche di Spreaker e di dormire bene e di avere un buon sabato e felice domenica. Ma che dire allora di tutte le persone che si improvvisano stregoni, maestri e cose varie. Beh, mi ha sorpreso l'infinità di commentari che ho avuto circa il nostro caro Matteo Montesi, che qualcuno dice
se capisse che i demoni sono solo dentro alla sua testa, si esorcizzerebbe da solo. Questo me lo dice BD. Hai capito? E poi niente, c'ho anche del pubblico che parla inglese, che mi segue anche in Spreaker. Ma è incredibile. È incredibile come Matteo Montesi, caro Matteo Montesi, ti sei nominato esorcista, bruci i tuoi propri vestiti e bruci le case, sfasci le auto, le case dei tuoi parenti, dove andranno a vivere. E non so. Poi voi fatemi sapere se volete che io faccia un altro radioprogramma oppure addirittura un video. E non dimenticatevi di commentare tanto questo radioprogramma come la versione video che apparirà nel mio canale, nel nostro canale di YouTube, Sant'Enchan. Lasciateci dei commentari e condividete affinché altri possano commentare, facendomi sapere così cosa ne pensate di questo tema. Lasciate dei commentari qui sotto. Ma è veramente un qualche cosa di incredibile che nel 2019 ci siano persone che credono negli esorcisti, negli esorcismi. Insomma, in tutte queste cose qua, com'è possibile? Viviamo nel 2019 e poi ci sono delle persone che dicono che bisognerebbe continuare a insegnare l'ora di religione nelle scuole. Ma se con questi risultati, mi sembra proprio di no. Perché più che creare cultura, crea incultura l'ora di religione nelle scuole. Da una parte ci abbiamo professori precari, professoresse precarie, docenti, maestri, che cercano di inculcare le nozioni scientifiche, le conoscenze scientifiche, matematiche. Dall'altra ci sono dei professori che sono di ruolo, che guadagnano un mucchio, prevalentemente religiosi, che insegnano che la gente può camminare nell'acqua, resuscitare i morti, trasformare l'acqua in vino, moltiplicare i pani e i pesci, resuscitare dopo la morte, ascendere in cielo, scendere nell'inferno e fare altre prodezze da supereroi della Marvel e della DC. Non Democrazia Cristiana, eh? E quindi, come dire, se si continua a insegnare religione nelle scuole e poi va a farsi benedire la razionalità, che giovani dopo avremo che credono ai miracoli come Matteo Montesi? Voi che ne pensate? C'ho o no ragione? Grazie, grazie dell'appoggio. Considero che mi avete dato ragione. Grazie. Allora, stanno così le cose. C'è troppa ingerenza di uno Stato straniero che si trova in Roma, lo Stato Pontificio della Curia Romana, che ha una sola città, il Vaticano, nelle questioni
della cultura e della politica e dell'educazione in Italia. Ma è inutile continuarne soltanto a parlarne, perché altrimenti usciranno dei fenomeni, continueranno a uscire dei fenomeni, continueranno a essere degli esorcisti. Vorranno esorcizzare con il fuoco, emulando gli inquisitori medievali. Dove andremo a finire? Dove ci ritroveremo? È incredibile. Qual è il futuro di un paese se si continua a avere questo livello di superstizioni? Io rispetto. Da un punto di vista antropologico, etnologico, filologico, filosofico, accademico, tutte le religioni. Mi interessa la storia delle religioni, ma la scuola deve essere laica e aperta a ogni punto di vista. Laico deve insegnare le scienze e non. Le cose irrazionali, altrimenti poi i giovani che non riescono a trovare un proprio orientamento, una propria identità, che magari hanno dei problemi. Ho sentito una campanella, forse è finita la scuola, la classe. È l'ora della merenda. Vabbè, dicevo. Persone senza identità, con problemi magari mentali, psicologici, neurologici, psichiatrici, cercano di imporre la propria personalità, magari facendosi gli inquisitori, gli esorcisti, per sfogare la loro ira repressa. La loro mancanza di orientazione sociale, vocazionale. E poi fanno disastri. Fanno male agli altri e fanno male a se stessi, distruggendo la proprietà altrui, bruciandola, centinaia di migliaia di euro, che poi dico, quando mai potrà ripagare gli altri? E poi, no, perché è anche grave. Perché se vede negli altri per caso un diavolo, Satana, il demonio, potrà anche aggredire altre persone. E questa è la cosa più grave. Non soltanto l'oltraggio alla proprietà altrui, ma addirittura la violenza che potrebbe esercitare su altre persone. È la cosa più grave. Quindi si mette nei guai lui perché lo possono aggredire con gravi conseguenze. Può andare in galera, ma anche è un problema per gli altri, perché può anche arrivare a ferire o a far male a qualcuno se lo identifica col demonio o con un posseduto, così come brucia le case, sfascia le case, lo hanno denunciato pure i suoi stessi parenti preoccupati. E beh, potrebbe pure fare male a qualcuno. Chi ti dice che non va in giro facendo cose che non dovrebbe? È terribile. Però è così, insomma. E adesso vi lascio. Questo è stato il radioprogramma di Notte Fonda. Oh mamma, ho sentito uno sparo. Speriamo che non sia lui. E qua c'è un patatrac, una sparatoria. Vabbè, adesso mi mancano 20 secondi, poi salverò il video in YouTube e ci vediamo. Buon fine settimana, eh? Ciao. Qua bisogna indire il coprifuoco. Allora lasciate un commentario. E che anche altri commentino.